Simona Ventura non ha dubbi. Linciaggio indegno e ingiusto. Il duro sfogo. Simona Ventura confessa e sbotta. È stato un linciaggio indegno e ingiusto. Dal 3 ottobre Simona Ventura e Paola Perego saranno al timone del nuovo programma della tarda mattina della domenica di Rai 2. Citofonare Rai 2. Sull'ultimo numero del magazine oggi Paola Perego e Simona Ventura hanno rilasciato una lunga intervista per parlare di questa loro nuova avventura televisiva e dei loro rapporti. Il giornalista ha fatto però presente alle due che non sono amiche da tanto. E Simona Ventura ha quindi rivelato di aver legato molto con la collega nel momento in cui ha espresso sui social la sua più totale solidarietà nei suoi confronti nel momento in cui è finita nell'occhio del ciclone per la famosa querelle scoppiata a Parliamone sabato. Trovai quel linciaggio indegno. Oltre che ingiusto, non potevo girare la testa dall'altra parte. La mia libertà e il mio coraggio li ho pagati cari. Ma sono fatta così. Insomma, anche questa volta Simona Ventura non si è certo nascosta dietro a un dito esprimendo la sua opinione netta e decisa. Citofonare Rai 2. Simona Ventura va su tutte le furie. Non leggo i commenti degli sciocchi. Il giornalista del settimanale oggi ha poi fatto presente a Simona Ventura che sono stati tanti a credere che abbia accettato di condurre Citofonare Rai 2 insieme alla collega Paola Perego per paura di collezionare un nuovo flop da sola. E Simona Ventura, il cui compagno Giovanni Terzi è tornato a parlare della sua malattia. Ha subito riposto a tono, bollando queste dicerie come delle fesserie belle e buone. Non leggo i commenti degli sciocchi, però una cosa voglio sottolinearla. Di due uomini una fesseria così non l'avrebbero mai detta. Simona Ventura ha poi rincarato la dose asserendo che se due uomini avessero deciso di condurre un programma insieme sarebbero stati considerati dei fighi. Mentre se sono due donne a unire le forze allora devono per forza essere etichettate come delle fifone terrorizzate dall'Auditel. Mi faccia il piacere. Giovanni Terzi. Simona Ventura fa una confessione. Mi dispiace averlo conosciuto tardi. Successivamente il giornalista di oggi ha chiesto a Simona Ventura di esprimere una sua opinione sul suo compagno Giovanni Terzi.
E la popolare conduttrice non ha fatto mistero di credere sia una persona assolutamente meravigliosa e un professionista impareggiabile. Mi dispiace averlo conosciuto così tardi.